Viva Mazara, Mazara del Vallo. E con l'applauso del Nino Vaccara siamo pronti per raccontarvi la sfida di oggi tra Mazara e Aspra, due squadre in salute, un vero e proprio spareggio per la zona salvezza tra i gialloblu e i gialloverdi. Buon pomeriggio dallo stadio Nino Vaccara da Luca Vinoto con la cortese collaborazione di Enzo Pivitone alle riprese alla regia. Andiamo subito a leggervi le formazioni ufficiali di questo incontro che si preannuncia incandescente soprattutto per la posta in palio, partendo dagli ospiti dell'Aspra che scendono in campo con Sisè, Morana, Terrasi, Palazzo, Giuffrida, Piscopo, Giglio, Bonanno, Barbera, Messina e Sanionga. A disposizione di mister Giancarlo Ferrari in panchina, ecco Crisafulli, Priola, Tarantino, Costantino, Fuschi, Nicosia, Santa Guida, Palmeri e Tomasino. Il Mazara risponde con Venè, Benivegna, Gomez, Dali, Risoleo, Ciancimino, Boyang, Diabì, Casabala, Martele Spino e Gomez Nobre. A disposizione di mister Dino Marino in panchina troviamo Giacalone, Zinghimbala, Pongo, Alassia, Ela Giuggi, Caballo, Novara, Sfar e Alcaser. Dirige l'incontro di oggi il signor Antonio Gabriel Abba di Caltanissetta, che recentemente ha anche diretto la finale regionale di Coppa Italia di eccellenza tra Supergiovane Castelbuono e Paternò. Il signor Abba di Caltanissetta sarà coadiuvato da Edoardo Pennisi di Catania e Salvatore Rubino, anche egli di Catania. Vediamo che si svolgono gli ultimi preparativi. Adesso inizia la sfida salvezza, come dicevamo, una sfida importantissima per la zona calda della classifica. Come di consueto è qui con me Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazara. Intanto c'è subito un tentativo del Mazara di affacciarsi in avanti con Casabala, stoppato però dalla difesa palermitana, poi un fallo commesso dallo stesso attaccante gialloblu, calcio di punizione per l'Aspra. Dicevo, è qui con me Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazara, a cui chiedo le prime impressioni sul match. Sì, grazie Luca. Come hai detto, è un match importantissimo per quanto riguarda la zona salvezza, uno scontro, un vero e proprio scontro diretto. Oggi il Mazara, che proviene da due vittorie importanti fuori casa a Castelbuono e contro l'Accademia Trapani al Sorrentino, deve fare i suoi tre punti, perché sono tre punti contro una diretta concorrente, e quindi insomma questi tre punti sarebbero importanti davvero per tirarsi fuori anche alla luce delle altre partite in programma. E quindi io credo che la squadra di Dino Marino, Luca, nelle ultime giornate abbia davvero dimostrato che può farcela tranquillamente, perché è una squadra che insomma quando vai a giocare a Castelbuono e a Trapani con quella insomma giochi e soprattutto fai tu il gioco, metti sotto gli avversari, vuol dire che insomma che è una squadra che ha un'altra verve, un'altra sicurezza, tutto quello che non abbiamo visto nel girone di andata, certamente. È sicuramente un Mazara che sta prendendo fiducia, come sottolineava Francesco, che ringrazio per la sua analisi. Sono 8 i punti conquistati nel girone di ritorno, 8 proprio nelle ultime 4 partite, altri 8 erano arrivati nel corso di tutto il girone d'andata. Questo fa notare chiaramente il cambio di passo che c'è stato rispetto alla prima parte della stagione. 4 risultati utili consecutivi, come ha sottolineato Francesco. Anche l'Aspra è reduce da un momento positivo, la squadra palermitana arriva da 5 risultati utili di fila, e si è giocato di sabato, anche i gialloverdi hanno ritrovato una vittoria che mancava da più di un intero girone, mettendo sotto proprio il Castelbuono, che la settimana prima era stato sconfitto dal Mazara. Uno scontro diretto, Aspra all'ultimo posto in classifica in coabitazione con il Fugatore a 14 punti, 2 lunghezze più su c'è proprio il Mazara, che chiaramente si è risollevato, e se prima era a rischio proprio anche il semplice tentativo di ambire alla zona playout, adesso il Mazara si è rimesso in corsa. Adesso c'è qualche protesta per una rimessa laterale assegnata alla formazione di casa, la formazione canarina, cioè Benivegna pronto a battere all'indirizzo di Ciancimino, che gestisce il pallone, studia il piazzamento dei compagni e poi fa partire il mancino per allargare sulla destra. Impreciso però questo tentativo di Ciancimino, con Sanyong che prova a rilanciare l'azione dell'Aspra. Ancora Ciancimino, stavolta sceglie di andare a sinistra verso Gomez Nobre, la palla resta lì per Casabala che prova la conclusione respinta dalla difesa gialloverde. Ancora Mazara però in Mazara in pressione offensiva con Gomez che mette in mezzo per Casabala, il colpo di testa viene intercettato da Piscopo, poi Gomez Nobre
tenere viva l'azione per il Mazara. Arriva Palazzo però a mettere ordine per l'Aspra, a rilanciare l'azione da difensiva a offensiva per l'Aspra. Risoleo a scippare il pallone a Giglio, poi Risoleo sceglie di andare indietro da Venè. Anche in queste giocate Francesco si vede la fiducia con cui i canarini stanno affrontando gli avversari. Sì, è proprio un altro tipo di approccio, senza timori reverenziali, visto che Casabala ha provato subito il tiro, quello insomma significa sicurezza. È un Mazara che deve giocare così, anche perché insomma ormai la, come si dice, la prudenza non devi giocartele tutte come se fossero delle finali, e tirarti quanto prima fuori se ci riesci. E diciamo che la partenza è stata davvero incoraggiante, perché i gialloblu hanno stretto nella propria metà campo i giocatori dell'Aspra. Ecco, anche bisogna mettere anche all'avversario una certa pressione, ecco, far valere ovviamente anche il fattore insomma casalingo, ecco, che è importante. E quindi vedremo, insomma. Telespino prova a mettere in mezzo all'indirizzo di Ciancimino, la palla viene allontanata dalla difesa ospite, poi un fallo commesso da Gomez Nobre su Senyong. Diceva bene Francesco, un fattore casalingo che dovrebbe valere, ma il Nino Vaccara fino a quest'oggi è stato un tabù per il Mazara, che non ha mai conquistato l'intera posta in palio tra le mura amiche, se non nelle gare di Coppa. In campionato non è mai arrivato il risultato pieno per la squadra gialloblu. Le vittorie conquistate fin qui, le quattro vittorie conquistate fin qui dal Mazara, sono infatti tutte esterne: all'andata proprio a Misilmeri contro l'Aspra, poi contro il Casteldaccia sempre nel girone d'andata, e le ultime due, come ricordavamo, a Castelbuono e lo scorso domenica a Trapani contro l'Accademia. Adesso come sono per gestire la sfera, cambia gioco sulla sinistra per Gomez, che aggancia bene il pallone e lo mette giù. Palla indietro per Benivegna. Può ragionare Benivegna, tanto spazio davanti a sé, tutto l'Aspra nella propria metà campo. Benivegna sceglie la soluzione lunga per Boyang, che non arriva sul pallone. Ancora Gomez a gestire la sfera. Dali va in avanti proprio per Casabala, che difende il pallone dall'attacco di due avversari, poi sceglie anche lui di tornare indietro da Ciancimino. Un Mazara con un atteggiamento offensivo in questi primi minuti, tutto nella metà campo dell'Aspra. Adesso Gomez Nobre riesce a tenere il pallone in campo e a servire Diaby, che con una finta di corpo disorienta Messina. Benivegna all'indietro per Ciancimino. Ancora Ciancimino con la sciabolata col mancino a cercare Boyang. Arriva sul pallone però Gomez, che mette in mezzo dalla sinistra. La palla troppo all'indirizzo del portiere. Come sottolineato dagli applausi del Nino Vaccara, un atteggiamento offensivo che sta piacendo al pubblico accorso oggi allo stadio, nonostante il tempo, ne parlavamo a microfoni spenti anche con Francesco, minacci pioggia e probabilmente arriverà anche a piovere durante la partita. Calcio di punizione per l'Aspra affidato all'estremo difensore Lamin Sisè, uno dei tanti ex di giornata tra i gialloverdi. Gli altri sono Raffaele Palazzo, lo ricorderete, più di 100 presenze con la maglia del Mazara negli ultimi anni. In panchina c'è anche Rosario Costantino, c'è Samuele Tomasino, tutti e due protagonisti a Mazara, anche se Samuele Tomasino non ha avuto tanto spazio, Raffaele Costantino invece nel girone di ritorno di due anni fa è stato molto impiegato da mister Domenicali nella sua avventura qui sulla panchina gialloblu. E in campo c'è anche Domenico Messina, il numero 10, un elemento di sicuro affidamento, uno dei rinforzi mirati presi dall'Aspra nel corso del mercato invernale per provare a inseguire anche lì il sogno salvezza. Rimessa laterale per il Mazara con Benivegna che batte all'indirizzo di Ciancimino. Gestisce la sfera il capitano del Mazara, che poi tenta ancora il lancio lungo all'indirizzo di Martele Spino. La palla al centro dell'area viene allontanata dalla difesa dell'Aspra, poi Gomez Nobre la mette giù, però la lascia lì, ne approfitta Sanyong, che può far ripartire l'azione della formazione ospite. Giuffrida, Palazzo, poi il lancio in avanti a cercare Barbera, che viene però anticipato da Benivegna. Ancora Terrasi a tenere vivo il pallone per l'Aspra, poi l'ultimo tocco è di Lamin Diaby, che domenica scorsa ha trovato il primo gol in maglia gialloblu. Uno dei quattro gol è stato realizzato proprio dal centrocampista francese, un gran bel gol devo dire, che ha usato entrambi i piedi per aggiustarsi il pallone, poi ha concluso col sinistro nonostante lui sia un destro naturale, battendo l'estremo difensore avversario. Adesso rimessa laterale per l'Aspra con qualche problema accusato dal numero 3 Terrasi. Si spiegano le due panchine,
Terrasi viene soccorso dallo staff medico dell'Aspra. Adesso c'è qualche mugugno anche della tribuna del Nino Vaccara, tutto a posto però per Terrasi, che può andare alla battuta della rimessa laterale, sceglie la battuta all'indirizzo di Barbera che la controlla col petto, se la giusta, però arriva su di lui Gomez Nombre che gliela sradica, ancora Dali va via a tre avversari, poi serve Diaby che prova a cambiare gioco sulla sinistra all'indirizzo di Boyang. Riparte l'Aspra con questo pallone per Buonanno, anche lui è un ex del Mazzara, poche apparizioni per lui 2 anni fa, poi è stato ceduto all'Akragas, anche lì però non è riuscito a mettersi in mostra. Mazzara che prova a riaffacciarsi in avanti proprio con Casabala che se la allunga sulla sinistra, poi la palla però è troppo lunga per poter provare qualunque tipo di giocata e finisce oltre la linea di fondo, dunque Aspra che potrà ripartire nella sua manovra proprio dai piedi del portiere Sisè che ha già battuto Palazzo a gestire il pallone. Avanza l'ex Mazzara, poi palla sulla sinistra per Terrasi. Pisco sulla sinistra per Morana. Messina in posizione di play. Ancora Morana. Avanza il 2 dell'Aspra e poi prova a mettere in moto Barbera. Il servizio di petto all'indirizzo di Buonanno che viene anticipato però dalla difesa del Mazzara. Il pallone in avanti a cercare proprio Casabala. L'intervento in uscita di Sisè ad anticipare l'attaccante franco congolese. In due sul pallone adesso a tenerlo in campo c'è Palazzo che prova a gestire la manovra dell'Aspra. Messina. Dietro per Pisco, ancora Terrasi. Palazzo. Lancia in avanti di Palazzo a cercare Barbera, arriva l'intervento di Ciancimino che allontana immediatamente il pallone, poi Casabala lamenta un fallo subito da Piscopo, lascia correre il direttore di gara, ma l'atteggiamento del Mazzara continua a essere offensivo, insomma il Mazzara prova comunque a essere protagonista della partita, a cercare l'imbucata giusta per sbloccare quello che a tutti gli effetti, l'abbiamo detto a più riprese, è una sorta di play out anticipato. Effettivamente se il Mazzara dovesse riuscire a fare risultato pieno si lancerebbe anche in corsa per un'eventuale salvezza diretta che fino a un mese fa, a dirla tutta, sembrava veramente impossibile. Fallo laterale per il Mazzara affidato a Gomez, intanto se ne sono andati 11 minuti di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0 qui al Nino Vaccara, ma gara finora vivace con il Mazzara che ha avuto qualche timida occasione in più, non vere e proprie occasioni da gol finora, però il Mazzara ha sicuramente mostrato un atteggiamento più propositivo, no Francesco? Sì, decisamente Luca, intanto il Mazzara vedo che sulle palle quelle sporche, sulle seconde palle riescono i gialloblu ad arrivare sempre per primi, quindi insomma questo dimostra appunto come la squadra stia bene in campo e stia mettendo anche un po' in difficoltà l'Aspra che non riesce a uscire, non riesce, Palazzo si deve abbassare molto per poter, insieme a Messina, guardate dove stanno lì proprio sulla addirittura proprio davanti l'area di rigore, quindi devono iniziare da lì a manovrare e questo la dice lunga su quella che è la situazione. Però questa, l'Aspra è una squadra pericolosa perché è una squadra con gente di esperienza, quindi bisogna anche stare attenti. Adesso vediamo il tentativo proprio di Messina, sì, che finisce sul fondo, ma c'era anche una segnalazione di fuorigioco da parte del secondo assistente dell'arbitro Francesco. Sì, dicevo che bisogna anche stare attenti però a non concedere ad eccessi di fiducia, insomma, o meglio ad eccessi di sicurezza. Bisogna stare sempre in maniera prudente, bisogna stare massima allerta, però l'approccio è quello giusto, Luca, l'approccio è quello proprio mettere in difficoltà gli avversari. Tanto il tentativo di Martello Espino, sporcato forse da un difensore avversario, non secondo la terna arbitrale che concede la rimessa dal fondo, ci ha provato il trequartista spagnolo che adesso era rimasto a terra ma si rialza fortunatamente senza gravi conseguenze, il suo tentativo è terminato oltre la linea di fondo senza impensierire il portiere Lamin Sisè, che potrà riprendere il gioco per l'Aspra con una rimessa dal fondo. Ancora a reti bianche qui al Nino Vaccara dopo poco più di 13 minuti
sul nostro cronometro. Aspra che sta provando ad alzare un po' il baricentro rispetto ai primissimi minuti, dove la squadra in più di un'occasione è sembrata schiacciata tutta nell'intera, nella propria metà campo. Intanto un altro pallone perso dalla formazione ospite, con Gomez Nobre che dialoga con Diaby, prova ad avanzare l'11 del Mazzara, ma lo ferma proprio Domenico Messina nell'inconsueta posizione quasi di terzino sinistro. Ancora Messina in avanti, arriva l'intervento di Benivelli, giudicato falloso dal direttore di gara. Abbiamo sentito l'urlo di Messina fin qui, però sono tanti i mugugni del pubblico del Nino Vaccara per un intervento che effettivamente era sembrato sul pallone. Anche qui l'esperienza chiaramente conta tanto, era un pallone fondamentalmente perso da Messina, un intervento sicuramente energico da parte di Benivegna, non cattivo, non ci sentiamo di giudicarlo cattivo. L'arbitro ha optato per assegnare un calcio di punizione all'Aspra, che adesso riparte nella metà campo del Mazzara con Terrasi. Punta di avvio, ancora Terrasi a gestire il pallone, torna indietro da Capitan Palazzo, il pallone messo in area di rigore da Palazzo, arriva però Venè a bloccare con i guantoni, adesso invitare i compagni a salire per andare presumibilmente al rinvio lungo. Mette palla a terra Giacomo Venel, classe 2002, che non si era presentato benissimo al pubblico del Nino Vaccara, ma col passare delle giornate, devo dire, ha acquisito anche maggior sicurezza. Boyanga sulla sinistra per Gomez, che non riesce a tenere il pallone in campo, sarà rimessa laterale in favore della formazione giallo-verde, affidata proprio al numero 2 Morana. Palazzo. Ancora Morana in avanti a cercare Barbera, arriva Ciancimino che colpetto elegantemente serve Gomez, ancora palla per Ciancimino col mancino a cercare l'iniziativa di Casabala, che riesce a tenere il pallone in campo, punta dritto il numero 5 Giuffrida, che è costretto a mettere palla in corner, dunque sarà calcio d'angolo per il Mazzara, primo tentativo dalla bandierina per la formazione di mister Dino Marino, che potrà provare a sfruttare anche le torri in area di rigore avversaria. Vediamo, restano indietro in 3, anzi in 4, dunque poi ci sono 5 giocatori giallo-blu in area di rigore. Adesso dovrebbe arrivare anche Dali a mettersi quasi al limite dell'area di rigore, ad approfittare di un'eventuale ribattuta. Sul punto di battuta c'è Martello Espino, che mette in mezzo la palla per Ciancimino, che prova la girata, viene deviata dalla difesa ospite e finisce nuovamente in corner. Secondo tentativo della bandierina nel giro di 30 secondi per il Mazzara, che tiene alta la pressione nei confronti della porta avversaria. Ancora una volta lo spagnolo Jonathan Martello Espino sulla bandierina a mettere in mezzo col mancino il colpo di testa di Messina ad allontanare la palla dall'area di rigore dell'Aspra, poi il fallo di Gomez sul numero 7 Giglio e calcio di punizione per l'Aspra. Andiamo a fare il conto anche degli under oggi in campo, sono 3 quelli messi in campo da mister Dino Marino, si tratta di Swahib Dali, classe 2003, col numero 4, di Jonathan Martello Espino, il numero 10, anche lui classe 2003, di Lamin Boyang, che domenica scorsa ha trovato anche la doppietta, i suoi primi 2 gol in Italia da quando è arrivato in Italia, lui classe 2005, oggi riproposto con la maglia numero 7 titolare proprio da mister Marino. Sono invece 5 quelli schierati da Giancarlo Ferrara per l'Aspra, si tratta di Dario Morana classe 2004, di Davide Terrasi classe 2003, di Raffaele Giglio col numero 7 classe 2004, di Ivan Bonanno numero 8 con classe 2003 e di Mattia Barbera il numero 9 classe 2004. Dunque 8 giocatori under su 22 in campo, non è una cosa consueta, Francesco. No, non è una cosa consueta, si capisce insomma che le squadre, vedo che l'Aspra per esempio ne ha di più, però ovviamente questo non è che fa poi la differenza, anche perché oggi ci sono dei 2003 che già hanno magari disputato diverse stagioni anche in questa categoria, quindi ormai è gente rodata, quindi poi l'età diventa un fatto anche anagrafico, ecco. Comunque io credo che Dino Marino si sta appoggiando soprattutto a gente esperta, quindi cercherà di mettere il minimo indispensabile di under per poter poi, ecco, una bellissima giocata, però insomma magari troppo fine a se stessa, però bisogna stare attenti.
La ripartenza dell'Aspra con Barbera che entra in area di rigore, la conclusione di Barbera e l'Aspra è in vantaggio quando siamo al 19esimo minuto. Una ripartenza fulminante della formazione palermitana con Barbera che è scappato in velocità prima a Ciancimino e poi a Benivegna, poi con un diagonale con il destro ha battuto l'incolpevole Venè che non poteva far nulla. La palla si è depositata in fondo al sacco sul secondo palo. Dunque quando siamo al 19esimo minuto cambia il parziale allo stadio Nino Vaccara. Mazzara 0, Aspra 1, autore del gol Barbera. Francesco. Eh sì, è stata una disattenzione, ma anche forse insomma i due difensori, perché Barbera ne ha superati due, tutte e due in velocità. Bisognava stare più attenti, bisognava capire le intenzioni di Barbera e anticiparlo già sul nascere, prima ancora della progressione. Peccato, perché questo gol arriva in un momento dove il Mazzara, ma diciamo dall'inizio della partita che il Mazzara sta esercitando una certa pressione, è peccato perché ti mette la partita in salita. Ancora insomma c'è un po', c'è molto da giocare, è vero, però bisogna adesso recuperare e le cose insomma si complicano un po', però sappiamo che la squadra di Nomarino è andata in svantaggio diverse volte e poi ha recuperato l'incontro, quindi vediamo un po' cosa succede. Adesso servirà carattere, servirà atteggiamento alla formazione gialloblu che chiaramente ha ancora 70 minuti regolamentari più eventuale recupero sia nel primo sia nel secondo tempo per provare a rimetterla sui binari giusti. Ciò che è certo è che il risultato è cambiato, l'Aspra si è dimostrato letale in velocità alla prima vera e propria occasione. Barbera ha battuto Venez bloccando il risultato. Intanto il Mazzara prova subito a rialzare la testa con Diaby che mette il pallone in mezzo, forse troppo all'indirizzo del portiere, non può tenerla in campo Lamin Boyang e la palla si perde oltre la linea di fondo. Dunque sarà rimessa dal fondo per la formazione giallo-verde con Lamin Sisè pronto a battere e a far riprendere il gioco. Battuta corta all'indirizzo di Morano. Scusate, Giuffrida, poi Piscopo. La palla per Messina che continua ad agire in una posizione molto arretrata per quello che è il suo ruolo naturale. Lui, ricordiamo, è una seconda punta, può giocare anche da centravanti. Intanto recupera palla Casaballa per il Mazzara con Diaby che la gestisce in mezzo al campo. Dali allarga sulla sinistra per Gomez che può avanzare. Preferisce invece andare a una finta di corpo, poi ancora Martele Spino in avanti per Gomez, la palla però è troppo lunga per il terzino e finisce direttamente tra le braccia di Sisè. Sisè batte corto per Giuffrida, che adesso gestisce il pallone, gestisce anche il cronometro, forse un po' presto per gestire il cronometro in una situazione di 0-1 quando mancano poco meno di 70 minuti al triplice fischio. Palazzo. Terrasi, l'intervento falloso da parte di Diaby sul numero 3 dell'Aspra, si stringono sportivamente la mano i due, sarà calcio di punizione per la formazione palermitana. Palazzo in avanti a cercare ancora la vivacità di Barbera, anticipato questa volta di testa da Benivegna, poi è ancora Sanyong a tenere viva l'azione per l'Aspra, Sanyong che serve nelle vicinanze Bonanno, la palla ancora per Barbera con Ciancimino che prova subito a rinviare il pallone che poi rimpalla proprio sul numero 9 ospite e finisce oltre la linea di fondo. Sarà dunque rimessa dal fondo per il Mazzara con Venè che invita a salire i compagni per andare al rinvio lungo. Va adesso alla battuta il portiere toscano. La palla però resta nella metà campo del Mazzara con Barbera che serve il numero 7, ancora un diagonale del numero 7 dell'Aspra, si salva in qualche modo il Mazzara con Venè che ha fatto una parata con i piedi, era Giglio che era andato alla conclusione, che era partito in posizione regolare, altro rischio grossissimo corso dalla difesa del Mazzara, non ne ha approfittato per fortuna della formazione canarina l'Aspra. Adesso il Mazzara prova a ripartire con Boyang, la sovrapposizione di Gomez chiuso però in maniera ottimale da Bonanno che lascia però lì il pallone.
pallone, poi la palla finisce oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani proprio per la formazione canarina. Che rischio ha corso il Mazzara pochi istanti fa con Giglio, che ha provato a replicare il gol di Barbero, un'azione molto simile con Giglio che è scappato in velocità, stavolta Venezia ha messo il piede e ha fortunatamente salvato il Mazzara. Adesso un fallo in avanti commesso da Boyang sul numero 2 Morana. Francesco, sono queste le disattenzioni da evitare? Chiaramente qua si è trattato di un rinvio dal fondo che è rimasto nella metà campo del Mazzara, poi la velocità degli attaccanti dell'Aspra può rappresentare un'arma molto pericolosa. Sì, l'abbiamo visto che il numero 7 Giglio per poco non approfittava, la stessa maniera di Messina, è stato bravo Venè a capire la traiettoria del pallone, però insomma probabilmente il tiro non è neanche irresistibile. Però ecco, sappiamo della qualità dell'Aspra, l'avevamo detto prima, bisogna stare attenti dietro soprattutto, perché l'Aspra tenterà, insomma, ecco, come ha fatto, magari fa venire avanti il Mazzara e poi esce in contropiede. Quando stai 1-0 e hai la 1-0 fuori casa con una squadra che attacca, hai le condizioni migliori, ottimali per poter fargli del male, perché insomma sta partendo dietro la palla. E adesso è il Mazzara che deve fare la partita, deve intanto recuperare subito, cercare di recuperare lo svantaggio per poter, adesso una serie di rimpalli, vedete, anche qualche errore che insomma bisognerebbe evitare, anche come questo, bisogna tenere il pallone, bisogna giocarlo. Forse è anche cambiato un po' l'inerzia, Francesco, rispetto ai minuti iniziali dove appunto il Mazzara sembrava arrivare sempre per primo sui, sì, palloni sporchi. Sì, probabilmente è questo, è cambiato l'inerzia, ma basta un episodio, il calcio ce lo insegna, basta un episodio e vedi come cambia completamente anche la fiducia della squadra. Adesso gioca con più esperienza l'Aspra, tiene il pallone, si fa fare il fallo. Questo è insomma l'atteggiamento che l'Aspra sta benissimo, quindi va bene, anche perché non deve recuperare, deve essere il Mazzara adesso a fare la partita. Chiaramente Mazzara che dovrà essere bravo ad affondare, a cercare di affondare il colpo e a non scoprirsi troppo, perché abbiamo capito che l'Aspra nelle ripartenze può essere veramente letale. Lo ha dimostrato nell'occasione del gol che finora sta decidendo la partita, lo ha dimostrato poc'anzi con l'occasione di Giglio su cui è stato decisivo Venè con il piede. Adesso il Mazzara prova a ripartire con Dali che allarga sulla sinistra per Gomez che mette giù il pallone, ancora Gomez, torna indietro da Risoleo col mancino, la palla in avanti a cercare Casabala, è impreciso però anche il rinvio, il tentativo di rinvio di Terrasi, poi Gomez no perché rientra sul mancino, la palla finisce a Martele Spino che ne fa fuori uno, poi va ancora sulla destra per Gomez Nobre che prova il mancino a giro, la palla deviata, finisce tra le braccia, tra i guantoni di Sisè. Insomma, sei stato quasi un buon profeta, Francesco, perché dicevi pochi istanti fa un episodio può essere decisivo, anche questa deviazione con un po' più di fortuna poteva, certo, essere decisiva. Poteva essere decisiva e sai, se la deviazione era finita, il pallone è finito proprio fra le braccia di Cesai, ma c'era la porta completamente spalancata da questa parte, quindi una deviazione e Cesai non ci sarebbe mai arrivato. E poi le cose insomma cambiano. Comunque questo è l'atteggiamento giusto del Mazzara, che deve adesso Dali in avanti per Boyang che riesce a tenerla in, sì, campo, arriva però Morana a rifugiarsi in fallo laterale. Dicevi, atteggiamento giusto per il Mazzara, giusto, che sta chiaramente provando ad alzare il baricentro alla ricerca proprio di quel episodio che potrebbe rimettere in carreggiata la formazione canarina. Intanto c'è proprio un primo cambio tra i gialloblu con Benivegna, che probabilmente ha accusato qualche piccolo problema muscolare, possibilmente anche nella corsa di poco fa all'inseguimento di Barbera che poi ha sbloccato il risultato, potrebbe aver accusato qualche fastidio. Dunque fuori Benivegna, dentro Sfar quando siamo al 28esimo minuto. Non ritengo che sia un cambio tattico, ci sono anche indicazioni per Gomez Nobre intanto dal punto di vista tattico, non ritengo che sia un cambio tattico,
possibilmente sì, qualche problema accusato da Benivegna. Sicuramente, perché Benivegna insomma è un giocatore, mi è sembrato pure strano su quella rincorsa, su quel allungo di Barbera, che Benivegna si fosse stato superato così facilmente. Un giocatore che fa anche della corsa un suo punto di forza, quindi tanto palla sinistra provato da Gomez, che finisce davvero decisamente alto, lontano dalla porta difesa da Sisè. Ricordiamo, Benivegna comunque è stato fuori per qualche settimana proprio per dei problemi muscolari, è ritornato a giocare una partita intera domenica scorsa nella trasferta vittoriosa sul campo dell'Accademia Trapani, probabilmente un piccolo riacutizzarsi del problema muscolare che oggi lo costringe a dare forfè dopo circa mezz'ora. Siamo infatti al 29esimo minuto, Aspra che conduce qui al Nino Vaccara sempre col risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Barbera al minuto 19. Prova a ripartire il Mazzara con Martele Spino che gestisce il pallone a metà campo, la pressione di Palazzo che gli strappa via il pallone, ancora Palazzo che fa fuori lo stesso numero 10 gialloblu, poi la recupera di Abbi per il Mazzara. Adesso fase confusa del match con palloni da una parte e dall'altra, Risoleo di testa a servire bene, prove per anticipare Barbera, non elegantissimo il colpo di testa ma efficace quel che basta per far ripartire il Mazzara. Da Venè infatti siamo arrivati a Gomez che mette in mezzo per Gomez Nobre, la palla viene però controllata facilmente dal retroguardia dell'Aspra e poi braccata da Sisè che fa ripartire l'Aspra. Gara molto vivace, gara molto divertente qui al Nino Vaccara con Sfarri, il neoentrato che recupera un pallone su Messina, Martele Spino che cerca l'imbucata per Casabala, adesso è Palazzo che la controlla per l'Aspra, Bonanno col mancino a cercare Giglio, la palla troppo all'indirizzo di Risoleo che la controlla, poi Dali sulla sinistra per Gomez. Avanza il numero 3 del Mazzara, supera la metà campo e poi serve Lamin Boyang. Dali cambia gioco, il 4 del Mazzara all'indirizzo di Gomez Nobre che la mette giusto, pandola di petto, la lascia lì per Sfar che può andare al cross dalla destra, l'intervento non perfetto da parte di Piscopo, poi un retropassaggio per Sisè, la mancata pressione di Casabala, anche per questo qualche mugugno da parte della tribuna del Nino Vaccara. Riparte l'Aspra ma Giglio è ben controllato da Gomez che può far ripartire l'azione del Mazzara. Negli ultimi due minuti prova a insistere il Mazzara alla ricerca del gol che rimetterebbe in parità la partita. Diaby per Sfar, ancora per Dali, Sfar, dialogano i due, Dali, poi l'imbucata per Gomez Nobre, la palla deviata da Terrasi in fallo laterale, sarà rimessa con le mani per la formazione di mister Marino, 31 sul nostro cronometro, Mazzara che chiaramente sta provando ad accelerare i ritmi per provare quantomeno a finire il primo tempo con un risultato non negativo, mettiamola così. La palla lì per Dali che cerca e prova l'imbucata per Casabala che se la giusta sul destro, poi il suo tentativo è deviato in corner da Piscopo. Buona occasione qui per il Mazzara, buona trama di gioco tra il numero 4 Dali e Casabala che forse ha perso l'attimo giusto per provare a concludere verso la porta, il suo destro è poi stato deviato da Piscopo in corner, dunque occasione dalla bandierina per la formazione canarina con il solito Martel e Spino a incaricarsi della battuta. Adesso ferma tutto il direttore di gara che va a richiamare il numero 8 del Mazzara, Lamin Diaby, controllato a uomo. Si può procedere alla battuta con Martele Spino che mette in mezzo la palla troppo all'indirizzo di Palazzo che anche grazie alla collaborazione di Giglio allontana la sfera, poi prova a ripartire l'Aspra, attenzione perché è arrivato proprio sugli sviluppi di una ripartenza il gol del vantaggio dell'Aspra, stavolta però si perde in fallo laterale il tentativo di ripartenza della formazione giallo-verde, dunque Mazzara che può provare nuovamente a imbastire un'azione offensiva con Capitan Ciancimino sul pallone. Diaby, ancora Ciancimino sulla destra per Sfar, Diaby, pressato da Messina, elegantemente se ne va Diaby che poi allarga sulla sinistra all'indirizzo di Boyang, l'uscita di Sisè con coraggio, il portiere dell'Aspra ad anticipare Lamin Boyang, anche qui l'esperienza fa la differenza perché è stato sicuro dei suoi mezzi Francesco ad andare su questo pallone che non era facilissimo. Sì, è stato insomma conosce Lamin, conosce bene
i tempi e un portiere di esperienza, insomma, quindi ha giocato in diverse squadre in questa categoria. Vorrei far notare come il Mazzara, il Mazzara di un mese fa, Luca, sotto 1-0 avrebbe perso, diciamo, un po' la fiducia, ecco, la volontà di venire avanti, ma anche, insomma, sarebbe stato anche un Mazzara diverso. Invece oggi davvero sta premendo, sta tenendo l'aspra nella propria metà campo. È un Mazzara diverso, un Mazzara che ha un'altra verve, insomma, a parte anche la qualche gesto tecnico che è molto apprezzabile. Abbiamo visto prima come Diaby si è liberato di due uomini con un tacco, insomma, questo fa capire che la squadra è anche cresciuta da quel punto di vista, ecco. Sì, chiaramente la fiducia la fa da padrone dopo i risultati positivi, però come dicevamo, l'atteggiamento del Mazzara in questo momento è quello di cercare il varco giusto per rimettere in piedi che è una partita che al momento vede l'Aspra comandare per 1-0 qui al Nino Vaccara. Adesso è Martello Spina a gestire il pallone, prova anche lui il colpo di tacco che però viene rimpallato da Messina e regala così una ripartenza all'Aspra con Barbera, l'intervento poi di testa di Ciancimino a favorire la presa con le mani da parte di Venè. Dali per Diaby, adesso c'è qualche metro di spazio per il centrocampista francese che avanza, supera la metà campo, poi allarga sulla destra per Gomez Nobre che la controlla col mancino, può puntare Terrasi, Gomez Nobre poi col sinistro la mette in mezzo, il colpo di testa è provato, Young, gol, ma è tutto fermo per una posizione irregolare da parte dello stesso Boyang, presumibilmente Boyang che sta continuando ad esultare, ma il gol è stato annullato. Vediamo che vanno a spiegarsi i due. Non capiamo se c'è stata un'incomprensione tra i giocatori in campo e la terna arbitrale o tra la terna arbitrale stessa. Il primo assistente ha alzato la bandierina, dunque rendendo vano il gol messo a segno da Boyang. Farà discutere questa decisione il cross di Gomez Nobre, il colpo di testa di Boyang, ma la terna arbitrale non ha convalidato il gol. Ci sarà da discutere, Francesco? Ma non comprendiamo davvero, perché alla fine l'azione la stava accompagnando Gomez Nobre, quindi non è che si è trattato di una, cioè Gomez Nobre ha messo a centro e non riusciamo a capire perché l'arbitro abbia annullato questo gol. Si è alzata la bandierina del primo assistente, poi Boyang ha continuato a esultare anche per svariati secondi dopo. Cioè, non riusciamo davvero, è incomprensibile. Anche perché non può essere un fuorigioco di Gomez Nobre, che è partito chiaramente da dietro, perché era lui ad accompagnare l'azione. La palla messa in mezzo per Casabala, è arrivato però Boyang prima di tutti a colpire il pallone di testa, a battere Sisè, ma è stato tutto inutile perché la rete è stata annullata. Adesso chiaramente c'è qualche attimo di comprensibile nervosismo tra le due squadre, tra le due panchine, anche qui sugli spalti del Nino Vaccara, per una rete annullata che per cui ancora ci sono degli interrogativi che non riusciamo a spiegarcelo. Anche mister Marino va a protestare all'indirizzo del primo assistente e adesso si becca un cartellino giallo dal direttore di gara per queste proteste. Cartellino giallo all'indirizzo di mister Marino per le proteste reiterate nei confronti del primo assistente del direttore di gara Edoardo Pennisi di Catania. C'è un calcio di punizione per l'Aspra nella metà campo del Mazzara, affidato a Capitan Palazzo che la mette in mezzo, poi allontana Sfarla, tiene viva Messina per la formazione palermitana. L'ultimo tocco è di Gomez Nobre, la palla finisce in un fallo laterale che sarà in favore della formazione giallo-verde. Sono 38 minuti di gioco, quasi 38 minuti di gioco sul nostro cronometro. Aspra sempre avanti per 1-0 qui al Nino Vaccara, ma il gol annullato al Mazzara farà tanto rumore che ancora non abbiamo capito il motivo per cui non sia stato convalidato. Cioè, l'Aspra però a cercare il varco giusto in avanti con il tentativo di Terrasi che viene bloccato da Venè, che poi può far ripartire l'azione del Mazzara con Gomez. Palla per Dali,
da lì in avanti a cercare la vivacità di Martellespino che la aggancia, però non è perfetto il suo stop e favorisce la ripartenza dell'Aspra con Messina che serve Sanyong. Sanyong se ne va tra due avversari, finisce a terra, calcio di punizione per l'Aspra tra le proteste veementi di mister Marino che deve stare attento, già ammonito il tecnico del Mazara. Calcio di punizione nei pressi dell'area giallo-blu, ancora una volta affidato a Capitan Palazzo. Si è accesa la partita, Francesco? Sì, si è accesa, ma perché l'arbitro, secondo me, a parte il gol che è davvero incomprensibile, lui oltretutto, la partita, se c'è stato un errore del guardalinee, tu arbitro, la stavi seguendo l'azione, ti sarai accorto che non c'era niente di così, insomma... quindi non capisco, poteva pure lui stesso smentire il proprio il guardalinee e dare il gol, invece ti sei affidato, insomma hai confermato quanto ha visto il guardalinee. Da qui noi non abbiamo visto niente di irregolare, non lo so, però l'arbitro non è andato a spiegare cosa è successo, magari l'arbitro si è proprio affidato al guardalinee, cioè quindi questa anche, cosa insomma perché si è andato a confrontare proprio con il primo assistente, poi non è tornato indietro nella sua sì. decisione, quindi... E poi anche anche un momento fa quel fallo su Sanyang che insomma non ci è sembrato un fallo, non riusciamo a capirlo, non... Diciamo, nonostante la posta in palio era una gara calma che si è innervosita sì. negli ultimi 5 minuti per diversi episodi che stanno un po' facendo discutere, dovrà essere brava la terna arbitrale a tenere in pugno i nervi di questa partita. È chiaro finora che... non lo è stato, Luca, questo è sicuro. Assolutamente, sento di sottoscrivere. Tanto Ciancimino che prova a far ripartire il Mazara con Gomez, il pallone in avanti a cercare la velocità di Casabala, l'uscita ancora una volta quasi ai limiti dell'area di rigore da parte di Sisè che ancora una volta si mostra molto sicuro delle sue capacità e anticipa l'attaccante del Mazara, Piscopo per Giuffrida, la pressione alta di Boyang che quasi gli sradica il pallone, poi riparte l'Aspra con Morana sulla destra, Morana in avanti per Giglio, l'intervento in anticipo da parte del difensore argentino del Mazara Risoleo, poi Boyang la perde sulla pressione di Morana, subisce anche fallo, calcio di punizione per il Mazara. Dali, ritmi che restano alti qui al Nino Vaccara con Mazara che sta cercando di raggiungere, c'era anche riuscito a raggiungerlo in pari, poi annullato. Sta cercando comunque di andare a segno la formazione di mister Marino per non andare sotto all'intervallo, il pallone messo in mezzo all'indirizzo di Casabala, troppo lungo sia per lui sia per il numero 7 Boyang, la sfera si perde oltre la linea di fondo, dunque sarà rimessa con i piedi per l'Aspra, affidata ancora una volta a Lamin Sisè. 41-10 sul nostro cronometro, Aspra sempre in vantaggio per 1-0, gara che da piacevole è diventata incandescente negli ultimi minuti proprio per gli episodi che hanno fatto discutere proprio in questi ultimi 5-10 minuti, dal gol annullato a diversi falli assegnati forse con troppa facilità dalla terna arbitrale in favore dell'Aspra, ma intanto il Mazara continua nella ricerca persistente del gol, nella pressione offensiva, adesso è Gomez che subisce un fallo da Ivan Bonanno, sarà calcio di punizione per il Mazara, già battuto da Gomez ma si deve ripetere a giudizio del direttore di gara. Risoleo, Dali, dietro per Ciancimino lasciato come ultimo baluardo della difesa giallo-blu, Ciancimino allarga sulla destra per Gomez Nobre, però questa volta è impreciso il tentativo di apertura da parte del capitano del Mazara, palla che si perde direttamente oltre la linea laterale. Rimessa con le mani affidata al numero 3 dell'Aspra Terrasi, che va lungo sulla sinistra a cercare ancora una volta Barbera. La palla finisce a Sanyong che la controlla con un gioco di gambe. Poi c'è Ciancimino a recuperare la sfera per il Mazara, ad allargare sulla sinistra per Gomez, che studia il piazzamento dei compagni. Poi preferisce andare corto da Dali, che gli restituisce subito il pallone. Brutto pallone perso da Gomez, c'è Risoleo però ad allontanare nuovamente la sfera all'indirizzo di Casabala, che la difende da due avversari. Poi si affida ancora una volta a Boyang. Gomez avanza il terzino del Mazara. Palla per Martellespino che cerca l'imbucata giusta per Boyang, la protegge però Morana favorendo l'uscita di Sisè che agguanta ancora una volta la sfera e
dunque azione del Mazzara che si perde in un nulla di fatto. Rinvio lungo da parte di Sisè nella zona di Sanyong, contrastato da Sfar che riesce a recuperare il pallone. C'è però Messina pronto a recuperarlo ancora una volta per Giglio. Giglio che era poi andato a segno. C'è posizione irregolare da parte del numero 7 dell'Aspra. Si era alzata prima della conclusione la bandierina del secondo assistente del direttore di gara. Dunque non si può parlare in questo caso di gol annullato. Calcio di punizione già battuto da Ciancimino nella zona di Gomez Nobre. L'intervento energico di testa da parte di Terrasi che anticipa il numero 11 del Mazzara. Rimessa laterale affidata al numero 19 Sfar che ha sostituito, ricordiamo, intorno alla mezz'ora Benimegna. Sfar in avanti a cercare Casaballa. L'intervento in anticipo da parte di Palazzo. C'è Diabbi a metterla giù, a far fuori anche Barbera. Ancora Diabbi con un gioco di gambe, stavolta esagera forse il numero 8 del Mazzara. La recupera Sanyong su di lui. Poi Terrasi ad allontanare nella metà campo del Mazzara il pallone. Ciancimino di testa con esperienza e con sicurezza l'indirizzo di Venè che gli restituisce subito il pallone. Dali, posizione di playmaker. Ancora Diabbi, Dali. Destro di Dali, impreciso, è facile preda di Messina che gestisce così la ripartenza dell'Aspra. Sanyong sulla destra per Giglio, la sovrapposizione di Bonanno. Ancora Giglio a gestire il pallone che poi va centralmente per Sanyong. La palla per Bonanno che è a tu per tu con Venè. Sbaglia clamorosamente un gol. C'era sembrato partire in posizione regolare Bonanno effettivamente. La bandierina non è andata su e dunque... Cosa si è mangiato Bonanno che ha sciupato l'occasione per raddoppiare? Luca, due minuti di recupero. Intanto ti ringrazio Francesco per la segnalazione del direttore di gara. Si andrà avanti fino al minuto 47 in una gara che è diventata, lo dicevamo Francesco, incandescente negli ultimi 10 minuti. Sì, e il Mazzara sta sbagliando il tentativo da centrocampo intanto da parte di Giglio. Sta sbagliando insomma diversi passaggi, sta eccedendo troppo anche in azioni individuali. Poi l'hai visto cosa è successo, no? Che magari sbagli pure un fuorigioco e gli avversari per poco non raddoppiano. Nonostante tu abbia fatto la partita, perché se c'è una squadra che oggi ha fatto la partita in questo primo tempo è il Mazzara. Assolutamente d'accordo Francesco. E quindi il calcio è questo, bisogna metterla, insomma bisogna essere concreti, pragmatici e poi se sfrutti anche i pochi errori che gli avversari ti concedono e allora diventa tutto più difficile. Mazzara che prova a chiudere il primo tempo in proiezione offensiva con Boyang che restituisce il pallone a Gomez Nobre. La controlla l'11 del Mazzara che poi prova a mettere in area di rigore. La palla è deviata da un avversario in calcio d'angolo, dunque presumibilmente sarà l'ultima occasione di questa prima frazione di gioco con Martel Espino pronto sul punto di battuta dalla bandierina. Mancano circa 30 secondi alla fine del recupero concesso dal signor Abba di Caltanissetta. Vedremo se riuscirà a concretizzare questa occasione dalla bandierina il Mazzara con Martel Espino che è pronto a metterla in mezzo. La palla alta all'indirizzo di Ciancimino che prova a tenerla viva, la palla però resta lì e diventa facile preda di Sisè che poi si esibisce anche in un tuffo forse non necessario e finisce adesso dopo 2 minuti di recupero la prima frazione di gioco al Nino Vaccara. Mazzara 0, Aspra 1, decide finora il gol messo a segno al 19° da Barbera. Piccola pausa anche per noi che torneremo come sempre puntuali per raccontarvi il secondo tempo. Eccoci tornati, tutto pronto, tutto quasi pronto per il secondo tempo della sfida tra Mazzara e Aspra, valida, lo ricordiamo, per la 21esima giornata del campionato di eccellenza, girone A. Si riparte dal risultato di 0-1 in favore della formazione palermitana, mentre prende il via adesso la seconda frazione di gioco. Risultato di 0-1 per la formazione palermitana grazie al gol messo a segno al minuto 19 dal numero 9 giallo-verde Barbera, ma fa tanto discutere
quella rete annullata al 36esimo al Mazzara, che era stata messa a segno da Boyang con un colpo di testa su segnalazione del primo assistente per un presunto fuorigioco. Non abbiamo ben capito in realtà di chi. Con il consueto ausilio di Enzo Vivitone alle riprese alla regia, andiamo a dare nuovamente lettura delle formazioni che sono tornate in campo. Non dovrebbero esserci cambi nelle due formazioni, sicuramente non ce ne sono nel Mazzara, non sembra ce ne siano stati neanche nell'Aspre. Dunque cominciamo a leggere le formazioni che sono tornate in campo, con l'Aspre che scende in campo con Sisè, Morana, Terrasi, Palazzo, Giuffrida, Piscopo, Giglio, Bonanno, Barbera, Messina e Sanyong, che adesso era indirizzata proprio a lui questo pallone, fortunatamente per il Mazzara troppo all'indirizzo del portiere. In panchina per l'Aspra troviamo Crisafulli, Priola, Tarantino, Costantino, Fuschi, Nicosia, Santa Guida, Palmeri e Tomasino, allenatore il signor Giancarlo Ferrara. C'è intanto un pallone lavorato sulla destra da Casabala che prova a servire Gomez Nobre, poi Martello Espino prova ad arrivarci, arriva prima di lui però con i guantoni Lamin Sisè a salvare ancora una volta l'Aspra. Si stringono cordialmente, correttamente la mano i due. Il Mazzara, dicevamo, risponde con Venez, Far, che nel primo tempo ha sostituito l'infortunato Benivegna, poi Gomez, Dali, Risoleo, Ciancimino, Boyang, Diaby, Casabala, Martello Espino e Gomez Nobre. Intanto c'è un'altra ripartenza bloccata dalla difesa del Mazzara, con l'Aspra che sta provando comunque a portare dalla sua parte, diciamo, anche le azioni offensive di questa partita. In panchina per mister Dino Marino, ecco, Giacalone, Zinghimbala, Pongo, Alassia, Elagiugi, Cabalo, Novara e Alcaser. Dirige l'incontro il signor Antonio Gabriel Abba di Caltanissetta, coadiuvato da primo assistente Edoardo Pennisi di Catania, il secondo assistente anche egli di Catania, si tratta di Salvatore Rubino. Insieme a me, come di consueto, già ve l'ho presentato nel primo tempo, lo rifaccio adesso, Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazzara. Anche stavolta, Francesco, ti chiedo le prime impressioni su questo inizio di seconda frazione di gioco, mentre intanto c'è Gomez che prova a mettere in mezzo con un colpo di testa della difesa dell'Aspra ad allontanare il pallone direttamente in fallo laterale. Dicevo, le prime impressioni su questo inizio di ripresa. Beh, un Mazzara che è entrato in campo con il piglio giusto, ma del resto insomma è un Mazzara che anche nel primo tempo ha fatto la partita, quindi già si è reso un po' pericoloso, quindi la squadra che insomma sa che il gol del pareggio riaprirebbe completamente la partita e quindi insomma la possibilità di poter fare proprio l'intera posta. Quindi diciamo che i gialloblu sono partiti molto, di nuovo molto bene. Devono stare però attenti perché come dicevo prima, come abbiamo detto nel primo tempo, l'Aspra è dotata di buoni giocatori, soprattutto i due davanti lì, Barbera e Giglio, il numero 7, che insomma sono veloci e quindi possono creare non pochi problemi alla difesa gialloblu. L'hanno dimostrato nel gol di Barbera, insomma, anche se lì credo che ci sia stato l'infortunio di Benivegna. Infortunio di Benivegna che poi ha dovuto dare forfè proprio nel corso della prima frazione di gioco, sostituito da Sfar. Intanto c'era stato qualche mugugno per un pallone allontanato da Sanyong in occasione di una rimessa laterale in favore del Mazzara. È alta la pressione del Mazzara sulla difesa dell'Aspra, che fa un po' di fatica a uscire dalla propria metà campo, ci riesce adesso con Capitan Palazzo che lancia in velocità Giglio, arriva la copertura di testa da parte di Risoleo, poi Gomez può cercare di arrivare sul pallone, non ci riesce il terzino portoghese, che dunque deve concedere una rimessa laterale alla formazione ospite. Chissà anche come avranno affrontato i gialloblu all'interno dello spogliatoio nel corso dell'intervallo quell'episodio del gol annullato al 36esimo a Boyang, Francesco, anche perché non abbiamo capito ancora i motivi. Abbiamo cercato di parlarne anche durante l'intervallo per capire un po' quella che era stata la dinamica dell'azione. Chissà anche cosa avrà detto il mister ai suoi calciatori, questo magari ce lo spiegherà anche nel post partita, e soprattutto chissà come riusciranno i canarini a reagire a una direzione di gara che finora li ha visti sfavoriti. Non voglio esagerare, non voglio
diciamo, esagerare nei giudizi. C'è un calcio di punizione concesso all'Aspra per un fallo su Barbera, mentre è pronto un doppio cambio, forse triplo, per il Mazzara. Dunque rimescola le carte mister Marino con l'ingresso del numero 16 El Ajoudji al posto di Dali, quindi fuori il numero 4 quando siamo al minuto 51 e dentro il numero 16 El Ajoudji, fuori anche Lamin Boyang, al suo posto entra Tommy Alassia col numero 15, dentro anche Leon Pongo con il numero 14 e fuori Gomez Nobre. Non dovrebbe cambiare nulla dal punto di vista tattico, il mister ha sostituito, mister Marino ha sostituito i due esterni offensivi con altrettanti esterni offensivi e un centrocampista. Dali è un po' più playmaker rispetto a Issam El Ajoudji, che però la scorsa settimana a Trapani ha dimostrato di essere molto utile, soprattutto nelle palle alte. Francesco. Sì, Marino conosce bene i propri calciatori, quindi avrà operato queste sostituzioni in proprio in prospettiva di poter portare ancora più pericoli dalle parti dell'Aspra. E comunque bisogna giocare la palla di prima, bisogna fare anche passaggi quelli semplici. Prima abbiamo visto che c'era una buona opportunità, eppure si è perso del tempo sbagliando addirittura il passaggio semplice, poi che può diventare anche l'avvio di un'azione anche per gli avversari. Quindi bisogna fare delle cose semplici, velocizzare il gioco, però non eccedere oppure in disattenzioni che potrebbero essere letali, anche perché adesso il Mazzara sarà un po' più sbilanciato, quindi non bisogna prestare il fianco agli avversari. Anche perché gli avversari hanno dimostrato nel corso del primo tempo che quando partono in velocità è un'arma difficile da contrastare per la difesa del Mazzara. C'è Pongo che tocca il primo pallone della sua partita, la lascia lì per Casabala che poi serve Sfar. La parla per El Ajoudji, anche per lui primo pallone della sua partita dopo l'ingresso in campo. El Ajoudji prova a gestirla sull'out di destra, guadagna un fallo laterale il centrocampista franco-marocchino. Ancora Pongo che la gestisce su Domenico Messina, avanza ancora il baricentro, il Mazzara conquista qualche metro più là un altro fallo laterale in zona offensiva. C'è Sfar sul punto di battuta della rimessa con le mani, la palla per Pongo che si appoggia su Messina, poi Pongo se ne va su due avversari, la mette in mezzo per Martire Spino che prova una giocata quasi da futsal con un tiro tentato con la punta, poi un fallo di Messina su Sfar, si lamenta il terzino del Mazzara, arriva subito l'arbitro che non ha concesso però il calcio di punizione, la palla è finita oltre la linea di fondo, sarà dunque calcio d'angolo per il Mazzara tra le proteste di calciatori e panchina gialloblu che avrebbero voluto una punizione. Mazzara dunque vivo in fase offensiva anche in questo inizio ripresa con il calcio d'angolo battuto da Alassia, la palla in mezzo, il tentativo di girata prima di Ciancimino e poi di Casabala, la palla resta lì dopo un rimpallo e Pongo a proteggere un altro corner, dunque il Mazzara resta protagonista in zona offensiva. È proprio Pongo, anzi no, non si incarica lui della battuta, bensì è Tommy Alassia a portarsi sulla bandierina, sarà lui a mettere in mezzo questo pallone. Parte Alassia, la palla messa in mezzo, c'è Palazzo a fare buona guardia sul primo palo. Martelle Spino a tenere viva l'azione offensiva del Mazzara. Alassia, pescato però in posizione di offside dal secondo assistente del direttore di gara, dunque calcio di punizione per l'Aspra. Comunque Mazzara che sembra vivo, Francesco, in zona. Sì, un Mazzara che sta premendo adesso l'Aspra. Serve anche un pizzico di fortuna a volte, Luca, un rimpallo, un qualcosa che possa anche aprire la partita oppure darti magari la possibilità di fare una conclusione a rete, perché a volte è anche un quel pizzico di fortuna, quel rimpallo che può veramente cambiare le cose. Il Mazzara non ha avuto niente tutto questo, anzi spesso queste palle vaganti in aria sono finite sempre fra i piedi dei giocatori dell'Aspra, che non mi sta particolarmente impressionando, devo dire la verità.
nonostante insomma, abbia dei giocatori in campo di spessore, insomma, gente esperta, magari avrà qualcuno di loro avrà sarà un po' avanti, ecco, negli anni, però è una squadra esperta, però non mi sta impressionando molto. Però probabilmente sanno come gestire un risultato. Sì, probabilmente sono esperti in questo, capito? Sanno, magari questo 1-0 è sembrato orocolato, quindi alla messa in mezzo c'è il colpo di testa provato da, sembrerebbe proprio il Samela Giugil, ne è entrato, sì. L'ho detto poc'anzi che sulle palle alte effettivamente è un giocatore, sì, pericoloso. Però l'ha alzata troppo quel pallone, bastava toccarlo di quel poco perché il pallone si stava abbassando, quindi bastava veramente sfiorarlo, invece lui l'ha presa in pieno e la palla si è alzata, quindi lì bastava veramente un tocco davvero per peccato, perché insomma era una buona occasione. Assolutamente. C'erano due o tre giocatori del Mazara. E se l'Aspra da una parte ha giocatori d'esperienza e probabilmente sanno anche come gestire un risultato a loro favore, il Mazara dovrà farsi forza con quella sana ignoranza, permettetemi il termine chiaramente in senso positivo, quella sana ignoranza che ti consente di spingerti in avanti e cercare la giocata giusta per rimettere in piedi una partita che, ricordiamolo, quando siamo al minuto 57 vede ancora la formazione palermitana condurre per 1-0 grazie alla rete messa a segno al minuto 19 del primo tempo da Barbera. C'è un fallo laterale per il Mazara con Sfar che cerca e trova Martello Espino, il suo colpo di testa però è preda di Bonanno che poi alza un campanile e la Giugi di testa a trovare Pongo che difende il pallone su Messina e proteggere una rimessa laterale ancora affidata a Sfar. Lungo linea serve Casabala, duello in velocità con Terrasi, Casabala si libera dell'avversario fallosamente secondo il secondo assistente del direttore di gara che segnala il fallo commesso dal centravanti del Mazara e dunque comanda il calcio di punizione in favore dell'Aspra. Adesso l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Terrasi che era rimasto a terra dopo il contrasto. Si rialza senza problemi il numero 3, probabilmente dolorante a un gomito, a giudicare da come lo sta muovendo. E calcio di punizione affidato all'estremo difensore della formazione giallo-verde, Lamin Sisè, che con la battuta lunga cerca Sanyong. L'intervento di testa ancora di El Ajuji con Barbera a proteggere la rimessa laterale che chiaramente permette un po' all'Aspra di rifiatare in questo momento della gara in cui il Mazara stava cercando di premere nella metà campo avversaria, con Terrasi a incaricarsi della battuta con le mani. Nelle vicinanze c'è Messina, c'è anche Palazzo. Va invece da Sanyong Terrasi, poi Messina ad anticipare Sfar, la palla viene protetta da El Ajuji che poi col mancino prova ad allontanare l'Archiona, Palazzo che poi se l'aggiusta di testa, supera Diaby, arriva però l'intervento energico di Risoleo ad allontanare la minaccia, poi ancora El Ajuji a vincere un rimpallo, gestisce palla il centrocampista Franco Marocchino che poi però se l'allunga un po' troppo favorendo la ripartenza a sua volta dell'Aspra. C'è Risoleo pronto a proteggere la rimessa laterale per il Mazara sulla pressione di Ciglio, batte all'indirizzo del portiere il difensore argentino, poi Benè allontana il pallone, Palazzo di testa ad anticipare Casabala, ancora la Giugi ad anticipare a sua volta Bonanno, poi trova ancora una volta il muro rappresentato da Palazzo che in qualche modo riesce a servire Messina, il quale tiene viva l'azione dell'Aspra, finisce a terra Giglio sull'intervento giudicato irregolare da parte di Gomez che adesso ha da ridire qualcosa nei confronti del direttore di gara, sarà calcio di punizione in favore dell'Aspra. Aspra che negli ultimi minuti Francesco sta cercando chiaramente di spezzare anche quella verba, sì, offensiva del Mazara. Sì, cioè, sa che il Mazara, soprattutto la Giugi che sta dando anche quel qualcosa in più, insomma, quindi cerca di tenere lontano davvero il Mazara, però bisogna ripartire, bisogna fare qualcosa perché la partita per come si sta mettendo è insomma va benissimo, è proprio l'arbitro fischia tutto proprio.
assolutamente c'è un intervento giudicato falloso da parte di Diaby nei confronti di Buonanno, duello tra numeri 8 con il calcio di punizione accordato all'Aspra. C'è Capitan Palazzo pronto a incaricarsi della battuta, studia il piazzamento dei compagni in area di rigore Palazzo, la protegge Ciancimino che chiama l'intervento in uscita alta di Venè che agguanta la sfera e adesso può rilanciare l'azione del Mazzara con un rinvio lungo all'indirizzo di Casabala. La palla però è preda di Giuffrida che di testa mette direttamente in fallo laterale. C'è Sfar a incaricarsi della battuta con le mani, palla per Martello Espino e la Giugi. Proteggere il pallone alla Giugi che poi prova a mettere in area di rigore all'indirizzo di Pongo, anticipato però da un colpo di testa di un avversario. Gomez a riconquistarla per il Mazzara, poi Diaby. Diaby che prova a servire sulla fascia opposta all'Assia, che la mette giù, prova a superare Terrasi che però è bravo a sradicargli il pallone, a far ripartire l'Aspra in contropiede. Ancora Terrasi a cercare Barbera, l'intervento in chiusura da parte di Ciancimino. Devono essere anche diciamo gli esterni offensivi, Francesco, sì, soprattutto loro che sono freschi, sono entrati da pochi minuti, devono dare quella marcia in più. Sì, devono dare qualcosa in più, devono creare quella superiorità numerica e portare insomma gli attacchi, perché adesso vediamo che l'Aspra cerca di tenere con il possesso palla il Mazzara lontano. Assolutamente, intanto c'è un pallone che si perde sul fondo dopo un'iniziativa tentata dal numero 11 dell'Aspra Sanyong. Giacomo Venè a incaricarsi della battuta della rimessa dal fondo all'indirizzo di Casabala, anticipato ancora una volta da Palazzo che sembra prenderle tutte quest'oggi qui al Nino Vaccari, in un campo che lo ha visto protagonista tante volte con la maglia giallo-blu. Oggi è un avversario, Raffaele Palazzo. Intanto Pongo che prova a mettersi in mostra, viene finisce a terra Pongo senza intervento falloso, giudizio della terna arbitrale. L'Aspra prova ad allontanare il pallone, ci riesce, l'intervento poi in chiusura da parte di Risoleo su Giglio. Diaby sul pallone a mettere in area di rigore per Alassia che prova quasi un colpo di testa all'indietro, non sappiamo se volesse sorprendere Sisè o magari si aspettava di trovare un compagno in posizione più avanzata. Sta di fatto che il tentativo di Alassia si è spento oltre la linea di fondo senza creare problemi all'estremo difensore avversario. Aspra che è già ripartito dal fondo con Sisè, allontana la sfera all'estremo difensore giallo-verde, poi è Gomez a metterla giù anticipando Giglio, ancora Gomez e la Giugi. Controlla il centrocampista che poi allarga sulla destra per Sfar. Non si intende con Alassia, il terzino del Mazzara, poi il pallone termina in fallo laterale che sarà in favore della formazione giallo-verde. Vediamo anche un curioso sibarietto proprio tra Palazzo e Martello Espino che discutono da qualche minuto. Chissà se si staranno dicendo parole d'amore o tutt'altro, insomma. Altro fallo laterale per l'Aspra che guadagna metri in questo caso, con Terrasi a cercare l'appoggio di Barbera. La palla per Sanyong che poi trova la chiusura di Risoleo, Ciancimino a mettere ordine, a servire all'indietro Venè. Centralmente per Ela Giugi che la controlla e torna indietro ancora una volta dall'estremo difensore, poi Risoleo. In avanti all'indirizzo però di Domenico Messina che può far ripartire l'Aspra in contropiede, la recupera per il Mazzara Martello Espino ma la protegge a sua volta proprio Domenico Messina che ancora una volta cerca l'imbucata per Sanyong. Non si intendono i due, la palla si perde oltre la linea di fondo, stiamo vedendo tanti errori in questo secondo tempo da una parte e dall'altra, sicuramente una gara dai ritmi molto meno piacevoli rispetto al primo tempo, Francesco. Sì, diversi errori da una parte e dall'altra, come dicevi tu, la partita è diventata brutta insomma perché non si riesce a vedere un'azione degna appunto di chiamarsi così, perché le squadre ha visto cosa fanno, è un continuo rinviare da una parte e dall'altra alla ricerca dello spazio giusto per poter ripartire, e il Mazzara ha abbassato molto il baricentro e adesso l'Aspra
rimane in avanti. Chiaramente lo dicevi tu qualche istante fa, stando così le cose, è un parziale che va benissimo, sì, all'Astra, è un parziale che non può di conseguenza andare bene al Mazara, che dovrà provare il tutto per rimettere una gara decisiva in piedi. Palazzo in avanti a cercare Sanyong, arriva la copertura da parte di Sfar, poi Diaby perde un pallone sulla tre quarti difensiva del Mazara, la recupera l'Astra con Sanyong che serve Messina, la bella sovrapposizione di Sanyong che col mancino prova a mettere in mezzo, l'intervento in chiusura di Sfar che vorrebbe la rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco a suo giudizio era di Sanyong, non gliela accorda il direttore di gara che concede invece il calcio d'angolo alla formazione di mister Giancarlo Ferrara. C'è proprio Capitan Palazzo pronto a battere dalla bandierina. Del piazzamento dei compagni in area di rigore Palazzo, arriva anche il fischio dell'arbitro a segnalare che si può riprendere a giocare, allontana Casabala, la palla però è di nuovo facile preda per Palazzo che la mette indietro per Bonanno, ancora Palazzo in area di rigore, la palla messa in mezzo con il tentativo in spaccata da parte di Piscopo anticipato da Venè e adesso il rinvio di Venè a cercare il contropiede del Mazara con Casabala che brucia Messina, ancora Casabala. Casabala punta la difesa avversaria, entra in area di rigore l'attaccante del Mazara che poi prova il mancino, ha insistito troppo forse in questa occasione il numero 9 del Mazara, la recupera Gomez però la tiene viva il terzino del Mazara in zona offensiva, Alassi ancora per Gomez che la mette in mezzo, il pallone è troppo lungo per tutti, si perde in fallo laterale, ha provato una ripartenza bruciante Francesco il Mazara. Sì, però Bisogna partire, bisogna avere le idee più chiare perché insomma non si può avere tutto questo spazio e poi concludere in quella maniera, bisognava darle il pallone e anche perché insomma gli avversari stanno lì, poi pericolosi, avete visto l'incursione di Palazzo, è stato bravo Venè nell'occasione, però bisogna, quando si riparte con il contropiede bisogna anche sapere utilizzare anche la superiorità numerica. Assolutamente, intanto c'è l'asse che controlla un pallone, la palla messa in mezzo per Casabala! Conclude incredibilmente al lato, probabilmente l'occasione più ghiotta della partita per il Mazara, se escludiamo il gol annullato nel primo tempo, con l'attaccante che ha approfittato di una finta di Martellespino che gli ha lasciato lì il pallone, la posizione ottimale, Casabala non ha inquadrato lo specchio della porta, la palla sembra non voler entrare, Francesco. Sì, ci sembra che quella porta sia stregata, la porta dell'Aspra, perché da lì non si può fallire, ecco. Cioè, era stato bravissimo Espino a fare quella finta e si è trovato Casabala proprio, si è trovato proprio col pallone, doveva soltanto spingere dentro, probabilmente si è sbilanciato con il corpo e il pallone è finito ben oltre la traversa. Probabilmente ha avuto fretta di concludere preferendo la potenza alla precisione. Sì, comunque è davvero un'occasionissima, peccato perché intanto Alassi per Diaby, la palla per due centrali per Martellespino che la tiene lì, Martellespino poi sbaglia ad allargare sulla destra per Congo, la riconquista l'Aspra ma la riconquista stavolta Martellespino, poi l'arbitro ferma in gioco perché c'è e sentite le proteste del pubblico del Nino Vaccara perché il Mazara aveva riconquistato il pallone ed era pronto a ripartire in contropiede, c'era Domenico Messina a terra da qualche istante con Mazara che non ha messo fuori il pallone, non l'ha fatto neanche l'Aspra quando ha provato la ripartenza, poi l'arbitro sì, sta a fermare il gioco, insomma, infatti gestione non ottimale, cioè se doveva fermare il gioco lo doveva fermare l'Aspra e invece l'arbitro, l'Aspra ha continuato a giocare, il Mazara aveva riconquistato il pallone e l'arbitro fischia il... Sembra non farcela comunque Domenico Messina, è uno dei tanti ex
della gara quest'oggi tra Mazzara e Aspra, anche lui in passato ha vestito la maglia giallo-blu. Dunque, quando siamo al minuto 70, fuori Domenico Messina, dentro il numero 15, Rosario Costantino, è anche lui un ex. Vedremo cosa cambierà anche nello scacchiere tattico di mister Ferrara, con Domenico Messina che oggi ha agito in diverse posizioni, non in quella consueta di attaccante, seconda punta, ma ha agito quasi da regista, a volte anche da esterno difensivo, da terzino, l'abbiamo visto impiegato proprio in zona difensiva a dialogare nello stretto proprio con Palazzo. La palla messa in mezzo da Diaby per Martellespino, arriva l'intervento in chiusura in presa alta da parte di Sisè a interrompere sul nascere l'iniziativa del Mazzara, che aveva provato a riaffacciarsi in area di rigore avversaria. Il rinvio poi lunghissimo da parte del portiere dell'Aspra, con Ciancimino a controllare su Barbera. Palla alzata in un campanile, c'è Costantino che prova a chiamare la ripartenza proprio per Barbera, ancora una volta Ciancimino in chiusura, all'indietro per Benè, che poi allarga sulla sinistra per Gomez. Centralmente per Diaby, che può avanzare, ha spazio davanti a sé il centrocampista francese, che poi allarga sulla destra per Sfar. La palla in avanti a cercare Pongo, imprecisa però con la difesa dell'Aspra che chiude lo spazio e prova la ripartenza. Buon anno per Sanyong, per Barbera, che poi cerca l'imbucata per Giglio, in posizione irregolare il numero 7 della formazione dell'Aspra. Dunque calcio di punizione per il Mazzara, con il capitan Ciancimino pronto a incaricarsi della battuta. Sfar. Casabala a gestire il pallone, allargare sulla destra per Pongo, l'apertura è imprecisa però per il numero 14 del Mazzara e il pallone che si spegne oltre la linea laterale. Sarà a Terrasi a incaricarsi della battuta con le mani anche in questo caso. La palla in avanti, c'è un fallo in favore del Mazzara segnalato dal direttore di gara, e la Giuggi, Ciancimino a difenderla sulla pressione di Giglio, ancora e la Giuggi messo a terra fallosamente da Barbera. Sarà calcio di punizione per il Mazzara. Sai Luca, questa è una partita di quelle partite che quando sai che dopo che una squadra ha segnato sarà difficile poi che il risultato cambi. Sai che può che tutti gli episodi poi saranno tutti sfortunati, oltretutto anche gli errori anche arbitrali, perché quello insomma ci troviamo di fronte a un presunto errore arbitrale all'occasione del gol annullato, poi lo vedremo, ma ecco quello che voglio dire è che appunto sembra quasi che ci sia un risultato quasi diciamo acquisito, perché la palla non riesce proprio ad entrare, cioè nel senso che per diverse motivazioni, vedi anche Casabala che sbaglia da lì vicinissimo quel gol davvero impensabile, però quella è una posizione da cui bisogna essere letali chiaramente. Sì, quando hai un'occasione del genere non puoi non segnare, capito? Quindi non ecco perché dico ci sono partite che a volte sembrano quasi segnate. Quindi. Assolutamente. Al netto, lo abbiamo ripetuto più di una volta, del gol annullato. Sì, al netto nel corso del primo tempo. Sì, al netto del gol annullato, cioè nel senso che poi vedremo, però proprio sembra una situazione quasi di quasi che la porta dell'Aspra sia quasi stregata, quasi, ecco, diciamo così, ecco, non è che palla messa in mezzo da Sfarra a cercare proprio Casabala, allontana la difesa dell'Aspra, c'è Diaby a difenderla quasi al limite dell'area, alla conclusione di Diaby si distende elegantemente Sisè che la blocca senza troppe difficoltà. Quantomeno il Mazzara sta provando a impensierire il portiere avversario, una vera e propria saracinesca, giudicato uno dei migliori portieri della categoria, Lamin Sisè, lo sì. Dicevi anche tu Francesco, però non è che abbia fatto dei, cioè alla fine
si è limitato a fare quello che dovrebbe fare un portiere della sua, del suo calibro, cioè nel senso che non ha fatto interventi straordinari, anche perché i tiri del Mazzara sono stati, non sono mai stati nello specchio della porta, a parte il gol annullato, quindi ha dato comunque tanta sicurezza all'intera retroguardia giallo-verde, a mio giudizio, Francesco. Intanto c'è un altro cambio pronto per l'Aspra, con il numero 20 pronto a entrare, Samuele Tomasino, classe 2002, anche lui anche per lui una piccola parentesi qui al Mazzara. Prende il posto probabilmente del numero 11 Sanyong, che è uscito dall'altro lato del campo. Dunque anche in questo caso cambia poco o nulla nello scacchiere tattico di mister Ferrara, perché Tomasino è un giocatore offensivo con chiare caratteristiche offensive, è un altro di quei giocatori rapidi, brevilineo, sul quale bisognerà fare attenzione chiaramente, perché la freschezza soprattutto in questa fase della partita potrebbe essere un'arma in più. Intanto il Mazzara prova ancora ad affacciarsi in avanti con la pressione offensiva, il cross messo in mezzo da parte di Sfarra, la deviazione della difesa dell'Aspra è un altro calcio d'angolo conquistato dalla formazione canarina, quando sul nostro cronometro sono 31:15 nel corso della ripresa, dunque poco meno di un quarto d'ora, poi sarà extra time, vedremo quanto si andrà avanti, ma il Mazzara ha la chiara necessità di recuperare un risultato che al momento lo vede sotto. Palla messa in mezzo, allontana la difesa dell'Aspra, prova a girare Risoleo, che lamenta anche un tocco con il braccio da parte di un avversario, poi allontana la difesa dell'Aspra. Martello Espino ancora a provare a servire Alassia, mette ordine Costantino. Bonanno ancora per Costantino, pregevole colpo di tacco da parte di Bonanno. Costantino la porta avanti, serve sulla sinistra Giglio, la porta in avanti, supera in velocità Sfar, la mette in mezzo, arriva la deviazione determinante da parte di Ciancimino e la palla finisce in pallo laterale, scusate. Non volano proprio parole d'amore da parte della tribuna del Nino Vaccara nei confronti dell'allenatore ospite, che aveva qualcosa da ridire anche a mister Marino. Arriva intanto anche un cartellino giallo, è il primo della partita, all'indirizzo di Rosario Costantino, il primo della partita se consideriamo i giocatori in campo, che ricordiamo che nel corso del primo tempo è stato ammonito anche mister Marino. Rimessa laterale in zona offensiva per l'Aspra. Palla per Palazzo, che la gestisce vicino la bandierina, la pressione di Martello Espino sul quale Palazzo la fa rimpallare, conquistando un prezioso calcio d'angolo che allenta chiaramente la pressione nei confronti dell'Aspra in questo periodo della gara. Continuano intanto le proteste di Costantino all'indirizzo del direttore di gara, non abbiamo capito il motivo per il quale è stato ammonito, probabilmente proprio per qualche protesta eccessiva. Palazzo sul punto di battuta di questo calcio d'angolo, la palla direttamente in porta, l'ha tentato direttamente la conclusione in porta Palazzolo, sfera sull'esterno della rete e dunque Mazzara che può ripartire da una rimessa dal fondo. Palla messa giù da Casabarra, poi sbaglia però il passaggio l'attaccante, arriva un tocco con il braccio da parte di Tomasino, calcio di punizione per il Mazzara, di AB per Gomez sulla sinistra. Dialoga con Pongo che prova ad andar via in velocità nei confronti di Morana, c'è anche Tomasino a dargli una mano, la protegge nei pressi dell'out di destra Tomasino, poi la palla si perde in pallo laterale già battuto dal Mazzara che staziona ancora in zona offensiva con Gomez per Martello Espino, però l'arbitro comanda un cambio di rimessa laterale, battuta irregolare da parte del terzino portoghese del Mazzara. Chiaramente non bisogna farsi prendere anche dalla frenesia nel commettere questi errori, Francesco. Sì, quando fai questi errori, ma questi sono errori dettati anche dalla fretta, dalla paura di perdere, quindi il Mazzara secondo me dovrebbe giocare, sta giocando troppo, a troppa frenesia, hai detto bene tu, quindi
deve giocare la palla, deve giocare anche in maniera più semplice, perché insomma ha dimostrato che giocando in maniera semplice può far male davvero all'Aspra, che è una squadra sì organizzata, però abbiamo visto che dietro qualcosa lo soffre sicuramente, quindi non è che sono così irresistibili, anzi tutt'altro. Sì, Cesai è un portiere attento, però bisogna arrivare al tiro, se non tirare in maniera, insomma, nello specchio della porta. Il Mazzara al tiro c'è arrivato, è stato impreciso. Quando è stato preciso è stato l'arbitro, è stata la terna, ecco, ad annullare il gol. Poi per il resto tanta imprecisione sotto porta, lo dicevi tu poc'anzi, lo ribadisco io, non è stato chiamato chiaramente agli straordinari Lamin Sisei, il portiere dell'Aspra, però sicuramente sotto porta il Mazzara, soprattutto nelle occasioni collezionate con Casabala in un paio di iniziative, avrebbe dovuto cercare un po' di certo, precisione in più. C'è intanto l'arbitro che interrompe il gioco perché c'è un pallone in campo nei pressi della zona in cui c'è il guardaline. Adesso si può riprendere a giocare con la battuta del fallo laterale. Sfarro, Martele Spino, supera Bonanno, poi viene messo giù dallo stesso Bonanno che si becca il secondo cartellino giallo della partita. Quando siamo all'82esimo minuto, dunque siamo agli sgoccioli di questa partita, c'è pronto il quinto cambio per il Mazzara, prova il tutto per tutto mister Marino, togliendo Gomez che è un terzino e mettendo Cabalo un attaccante. Chiaramente non c'è nulla, non c'è più nulla da perdere, dunque per questi ultimi 8 minuti più recupero giocherà chiaramente a trazione anteriore il Mazzara, Francesco. Sì, non c'è altra soluzione, devi trovare il gol, sei sotto, quindi almeno il pareggio, almeno il pareggio lo devi trovare. Anche perché con i risultati che stanno maturando, se il Fulgatore è ancora in vantaggio sullo Sciacca, chiaramente il Mazzara tornerebbe sì, a occupare l'ultima posizione in classifica, che è uno scenario che non ci auguriamo. Pallone messo in mezzo da certo, Alassia, allontana Palazzo, poi è Bonanno che allontana per così dire la sfera, ancora Lassi a controllare il pallone, avanza l'esterno argentino che poi si intestardisce forse un po' troppo, prova a recuperarla Casabala, allontana però definitivamente la difesa dell'Aspra nella zona controllata da Diabri che finisce a terra dopo un contrasto con Giglio, la recupera però Risoleo che mi sento di dire uno tra i migliori in campo quest'oggi sì, del Mazzara, non ha sbagliato nulla il centrale argentino con la maglia numero 5, è stato determinante più di una volta in qualche chiusura. E la Giuggi prova ad allargare sulla sinistra, arriva però Tomasino a intercettare il pallone, la sfera in avanti per Barbera, ancora una volta Risoleo a sradicargli la sfera, poi Alassia che viene fermato in maniera fallosa da Barbera, sarà calcio di punizione per il Mazzara. Diabbi per Ciancimino, cerca la soluzione sulla destra il capitano del Mazzara, arriva l'intercetto però da parte di Terrasi, poi Giglio ad allontanare il pallone nella metà campo avversaria, probabilmente anche l'Aspra adesso dovrà cercare di tenere più lontano possibile il pallone dalla propria metà campo. Risoleo in avanti a cercare Casabala che prova a prolungare di testa l'indirizzo di Martele Spino, poi lo stesso Casabala non arriva sul pallone, la tiene viva Cabalo per Casabala all'interno dell'area di rigore, Casabala poi sbaglia la giocata, il pallone si perde oltre la linea di fondo e come dicevamo qualche minuto fa è anche la frenesia a dettare questi che sembrano poi errori elementari. Sì, ha voluto provare un gesto tecnico da quella posizione, insomma, sai, bisogna giocare anche con più testa, perché bisogna tenere il pallone giù, hai visto come si gioca in questo momento, questo fa il gioco proprio dell'Aspra. Assolutamente sì, c'è una rimessa laterale per il Mazzara affidata a Cabalo, palla per Diabbi che tiene il pallone, lo consegna poi a Ciancimino, tutta lunga di Ciancimino, cercare ancora una volta Casabala è però imprecisa, troppo all'indirizzo di Sise
che si distende, guadagna tutti i secondi possibili, perché si sta configurando, diciamo, ormai una vittoria che sarebbe oro colato per l'Aspra, sarebbe invece chiaramente una disfatta per il Mazzara. C'è un pallone lungo controllato da Risoleo, la pressione di Tomasino, Risoleo con grande sicurezza lo supera, ancora il difensore argentino per Martel e Spino, la palla sulla sinistra per Capalo che riesce a tenerla in campo, poi fa fuori anche lui Tomasino, la palla per Diaby, la controlla l'otto del Mazzara, ancora Martel e Spino per Capalo che sbaglia il controllo, allontana la difesa dell'Aspra, Ciancimino la mette giù. Ancora Ciancimino, rinuncia quasi a voler attaccare l'Aspra in questa fase della partita, ma è anche normale che sia così. Tutta nella propria metà campo la formazione palermitana. Pongo prova a superare Costantino, Pongo finisce giù, non c'è intervento irregolare a giudizio della terna arbitrale, poi è Palazzo che prova ad allontanare, Martel e Spino tiene viva l'azione del Mazzara, ancora una volta la difesa giallo-verde che allontana nella metà campo del Mazzara, allontanando il pallone, tenendo il pallone lontano dalla propria area di rigore, deve cercare quell'imbucata giusta il Mazzara in questi ultimi 4 minuti più recupero per provare, lo diciamo da quando il Mazzara è in svantaggio, a rimettere in piedi la partita. Tanto si sa, fa valere tutta la propria esperienza guadagnando ancora una volta secondi preziosissimi per la formazione in maglia giallo-verde. Rinvio lunghissimo da parte di Sisè, l'intervento di testa da parte di Sfar a cercare qualcuno nella metà campo dell'Aspra, la palla finisce direttamente in fallo laterale con Terrasi pronto a incaricarsi della battuta. Cerca la battuta lunga il 3 dell'Aspra, poi la palla finisce ancora una volta in fallo laterale, l'ultimo tocco è quello di Sfarra, dunque sarà ancora una volta rimessa con le mani per la formazione di mister Ferrara. Chiaramente adesso allenta la pressione con queste rimesse laterali la formazione ospite, pallone in avanti controllato sull'out di sinistra, messo giù da Costantino che poi cerca l'iniziativa da parte di Giglio che la tiene in campo. Non c'è segnalazione di fuorigioco, l'Aspra entra in area di rigore con Barbera, fermato però da Ciancimino che poi allontana alla vecchia maniera il pallone. Intanto c'è un fallo da parte di Giuffrida, presumibilmente su Casabala, abbiamo visto la maglia che si allungava, la maglia dell'attaccante del Mazzara che si allungava, dunque ottima occasione in questo caso per il Mazzara con un calcio di punizione da circa 35 metri. Dalla porta difesa da Sisè. Sul punto di battuta Alassia col numero 15, si allontana invece Martel e Spino, soltanto Diaby resta a difendere come ultimo baluardo per il Mazzara. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Alassia che mette in mezzo, prolunga Risoleo, poi Martel e Spino che prova a tenere vivo il pallone, ancora con un colpo di testa per Alassia che prova a rimettere in area di rigore, un rimpallo favorisce la difesa dell'Aspra che però riesce ad allontanare, Cabalo fa rimbalzare il pallone, lo mette poi giù e prova a scappare sulla sinistra, Cabalo però si incespica sul pallone e lo consegna praticamente agli avversari, gli avvia a tenerla viva per il Mazzara. Lo diciamo già da qualche minuto, l'Aspra è tutto nella propria metà campo. Casabala attende la sovrapposizione di Pongo e lo serve in area di rigore, Pongo poi non riesce ad arrivare sul pallone, sbilanciato anche quel tanto che passa da un avversario, arriva invece Sisè che agguanta la sfera a proteggere una vittoria preziosissima per l'Aspra, almeno è quella che si sta configurando qui al Nino Vaccara. Ultimo minuto di gioco, poi sarà extra time, vedremo quanto concederà di recupero il direttore di gara con Giglio che adesso protegge una rimessa laterale in zona offensiva per l'Aspra che chiaramente ha queste occasioni per alleggerire la pressione del Mazzara che probabilmente ha attaccato in maniera confusa. Non capiamo da qui se sono 4 o 5 i minuti concessi dall'arbitro, dal direttore di gara. Vedremo se si andrà avanti fino al 94esimo, fino al 95esimo. Intanto
si perde nel nulla l'azione offensiva dell'Aspra con un tocco di mano da parte di Barbera che poi allontana anche il pallone. Insomma, poco fair play in questo caso. Calcio di punizione affidato a Giacomo Venè. Siamo entrati adesso nell'extra time, dunque qualche minuto e poi sarà triplice fischio, qualche minuto a disposizione del Mazzara per provare a raggiungere quantomeno il pareggio in questa che è una gara delicatissima per la classifica. C'è un fallo commesso in zona offensiva da parte di Casabala, sarà dunque calcio di punizione per l'Aspra. Serve davvero un miracolo, serve qualcosa, serve anche un rimpallo, una... bisogna buttare a questo punto, sì, bisogna buttare il pallone dentro l'aria e aspettare che succeda qualcosa, però ecco, il secondo tempo certamente il Mazzara poteva giocarla in maniera diversa, e loro ovviamente giocavano in maniera speculativa, il Mazzara doveva tenere palla, farli uscire e poi per poterli colpire. Invece buttare fin dall'inizio il pallone dentro così, tentando, vedendo quello che accadeva, insomma, questo che... Tanto ecco. Il tentativo di Giglio con l'Aspra che si riaffaccia dopo tanti minuti nell'area di rigore del Mazzara. Sì, hai ragione Francesco, serve la classica palla in the box, direbbe qualcuno più bravo, insomma qualcuno ad altri livelli. C'è Ciancimino che prova a gestire la ripartenza del Mazzara. È proprio Ciancimino a buttare la palla in avanti alla ricerca di Casabala che la prolunga per Pongo, la controlla Morana per l'Aspra, poi non riesce a proteggere la rimessa laterale che sarà in favore del Mazzara. È pronto un altro cambio per l'Aspra che chiaramente adesso potrà sfruttare i cambi che sono rimasti a disposizione a mister Ferrara anche per spezzare il ritmo della partita. Sì, vabbè, c'era da aspettarselo che mister Ferrara operasse un cambio proprio... Quando siamo al 92esimo, dentro il numero 19. Palmeri. Palmeri, è uscito Giglio tra i più pericolosi dell'Aspra per l'intero arco della gara. Intanto il pallone proprio in area di rigore dell'Aspra viene allontanato dalla difesa palermitana. Bisogna metterla dentro sta pallone. Di Abbi che prova bene a metterla dentro, la palla allontanata ancora una volta. Ancora dentro. Ciancimino che prova a rimetterla in area di rigore. Lamentano un intervento irregolare i giocatori del Mazzara. Poi Sfarre che prova a controllarla sull'out di destra. Arriva adesso l'interruzione da parte dell'arbitro. Ci sono due giocatori rimasti a terra, si tratta di Martello Spino per il Mazzara e di un altro giocatore per l'Aspra. Se ne sono intanto andati 3 minuti di recupero, c'è a terra anche un altro giocatore per crampi nell'Aspra, adesso viene aiutato da El Aggiugi, anzi da Alassia, scusate, per i crampi. Si riesce a rialzarsi il giocatore dell'Aspra, si rialzano tutti, effettivamente si può riprendere a giocare con questa rimessa laterale in favore della formazione palermitana. Terrasi a buttare il pallone più lontano che può, ancora l'intervento di testa di Sfar, nuova rimessa laterale per l'Aspra, anzi no, l'ultimo tocco di un giocatore dell'Aspra, dunque la rimessa con le mani è per il Mazzara. Adesso bisogna metterla dentro, costi quel che costi, insomma. Sfara all'indietro per Risoleo che allarga sulla sinistra. Andiamo per Ciancimino. Ciancimino in avanti a cercare Martello Spino, l'allontana però con la sua esperienza capitan Palazzo, tenendola proprio lontana dalla propria area di rigore. Risoleo poi si concede un sombrero su un avversario. La palla in avanti a cercare ancora una volta Cabalo. No. Cabalo però sbaglia l'appoggio, c'è Palazzo ancora una volta ad allontanare all'indirizzo di Barbera, che non sappiamo se è partito in posizione regolare o meno. La riconquista il Mazzara con Venè. Ciancimino a prolungarla per Casabala. Casabala prova a prolungarla a sua volta per Cabalo, ma la difesa dell'Aspra sembra un fortino inespugnabile in questi minuti. Poi è proprio il non entrato Palmeri ad allontanare il pallone più lontano che può. Venè, altro campanile alzato nella metà campo dell'Aspra. Arriva il triplice fischio del direttore di gara
e dopo 4 minuti e mezzo di recupero l'Aspra fa bottino pieno qui al Nino Vaccara, sconfiggendo di misura il Mazara per 1-0 grazie alla rete messa a segno al minuto 19 da Barbera, ma farà tanto discutere quella rete annullata al Mazara al 36esimo minuto, ne parleremo ampiamente nel post partita, c'è anche qualche attimo di nervosismo da parte del numero 15 all'Asia nei confronti di un assistente arbitrale. Io ringrazio Francesco Mezzapelle grazie per a voi. Il commento tecnico, ringrazio Enzo Pipitone alle riprese, alla regia, si abbracciano giustamente i giocatori dell'Aspra per una vittoria importantissima e preziosissima per il loro campionato. Ripeto, sarà un post partita caldo, noi ci diamo appuntamento per le prossime gare interne del Mazara.